amici. La ricetta che oggi ho pensato per voi è una ricetta molto semplice, ma nello stesso tempo gustosa e appetitosa. Quante volte vi è capitato di ricevere così degli inviti all'improvviso, amici che arrivano a casa all'improvviso, e voi non sapete cosa fare? Bene, la ricetta di oggi vuole risolvere questo problema. Infatti è la ricetta di un antipasto che, pensate un po', ho cercato in frigo quello che avevo e ho realizzato un bel piatto che ora vi presenterò. Allora, l'antipasto che realizzeremo oggi insieme è uno sformatino di arrosto affumicato con un'insalata di patate, scalogno, nocciole aromatizzate un po' all'arancia, servito su un finocchio tagliato a julienne. Non vi lasciate impressionare dai nomi, credetemi, è un piatto molto semplice che potete fare anche in 10 minuti. Iniziamo la nostra preparazione. Allora, prendete delle patate nuove precedentemente bollite, le tagliate a metà, poi ulteriormente a metà, e le tagliamo a lamelle, così, sottili. Una volta tagliate, le mettiamo dentro una ciotola, così. A questo punto le patate andranno condite. Condite con che cosa? Condite con della maionese, del sale, del pepe e delle nocciole. Dopo aver tagliato le patate, aggiungiamo una nota di acidità, mettiamo la mela. Potete mettere delle mele un po' verdi, anche delle mele Smith vanno bene. Fate una dadolata di mele. Le unite praticamente al contenitore con le patate. Ecco qua. Abbiamo unito le nostre mele. Dopo le mele, per emulsionare il tutto, dobbiamo mettere della maionese. E la mettiamo. Mettiamo della maionese. Perfetto, a questo punto andiamo ad aggiungere del sale e del pepe. Ecco fatto. Poi voglio dare un aroma un po' particolare, quindi aggiungo dell'erba cipollina. Vado a tritare dell'erba cipollina piccola piccola. Una volta tritata, la vado ad aggiungere alla mia farcitura. Una volta aggiunto il sale e il pepe, cominciamo a mescolare così delicatamente. A questo punto gli diamo anche un aroma d'arancia. Andiamo a grattugiare da questa parte in modo tale che si possano staccare un po' più di pezzetti. Una zesta d'arancia. Vedete come sto facendo adesso io. Basta così. Un po' d'aroma d'arancia richiama anche il sapore della nostra terra. A questo punto, una volta realizzata la farcia, vado a farcire il nostro sformatino. Così aggiungiamo l'insalata di patate in mezzo, così, e vado a chiudere i lembi del tortino. Andiamo a chiudere avendo cura di schiacciare con una forchetta, così. Ovviamente il tortino, do un consiglio, il tortino prima di mettere le fette va praticamente spennellato di olio d'oliva. Prendete il nostro tortino e lo fate riposare in frigo per circa un quarto d'ora. Cominciamo con il nostro impiattamento, quindi mettiamo del finocchio tagliato a julienne che è stato messo in acqua e sale. Ecco qua, lo mettiamo al centro del piatto. Sformiamo il nostro sformatino che si è riposato in frigo e lo mettiamo da questo lato. Guardate che carino. Giochiamo con le nocciole. Prendiamo delle nocciole e ne mettiamo qualcuna sparsa a quella, magari le tagliate a metà, così sono ancora più carine. Ecco fatto. Così facendo, vedete? Ecco qua. A questo punto che si fa? A questo punto potete, ricordiamoci sempre che l'occhio vuole la sua parte, quindi dobbiamo anche fare un minimo di decorazione, anche se è un piatto veloce. Avete visto in quanto tempo l'abbiamo realizzato? Quasi veramente in 10 minuti. Andiamo ad aggiungere un po' di datterino, anche messo sopra. Mettiamo un filo di erba cipollina, in modo che si vede.
delle foglie di prezzemolo magari le mettiamo di lato, in modo tale da creare un minimo di decorazione, e poi andiamo ad aggiungere dell'olio d'oliva, così a goccia, avendo cura di farlo cadere anche sul finocchio, che è stato precedentemente salato, ma non condito con l'olio. Mettiamo un sospiro di pepe. Amici, guardate qua, il nostro tortino di arrosto affumicato con insalata di patate allo scalogno e soprattutto finocchio tagliato è pronto. Alla prossima ricetta!